Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione uncinetto. Oggi realizzeremo insieme queste graziosissime coccarde col pulcino, un altro progettino pasquale semplicissimo e velocissimo da fare. Sono ideali sicuramente per abbellire la vostra casa, per appendere agli alberelli di Pasqua, se li fate. Oppure da utilizzare come segnaposto o come grazioso regalino da regalare ad amici e parenti. Sicuramente un'idea un carina. Prima di presentarvi i materiali. E metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina facebook e la mia pagina instagram passione uncinetto e lì cercherò con delle storie deposte di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere i prossimi progetti se il video vi piace lasciate un pollice in su e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone verde pistacchio cotone bianco per fare la coccarda giallo e arancione per fare il pulcino lavorerò il tutto con uncinetto numero 3 poi avrò bisogno di una perlina per fare l'occhio che potete fare anche comunque col cotone nero e lago e un paio di forbici prendiamo il cotone verde per fare il cerchietto centrale non avendo il solito cerchietto di plastica io ho pensato un metodo per poterlo fare e quindi anche di tutte le dimensioni e lo facciamo direttamente col cotone Prendiamo il cotone, guardate così, e lo attorcigliamo intorno alle tre dita in questo caso perché mi serve più grandetto per un totale di 10 volte. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 prendiamo tutto il filo prendiamo l'uncinetto entriamo in questo cerchio prendiamo il filo all'interno e facciamo la prima maglia bassa nuovamente Entriamo e ci lavoriamo, lavoriamo tutti questi fili con delle maglie basse, però li dobbiamo contare, quindi ne ho fatti finora 3, 4, 5, 6 e vado avanti così fin quando passo tutto il contorno dei fili sono a 30 31 32 e 33 quindi nei miei cerchietti anche quelli che ho fatto entrano 33 maglie basse che vanno benissimo perché in questo caso io ho bisogno di un multiplo di 3 quindi se a voi ne vanno facciamo un esempio eh, di più o di meno dovete fare in modo che le maglie siano divisibili per 3 se sono divisibili potete lasciarli quindi non fa niente se a voi vi risulterà un numero inferiore o superiore al mio perché poi ci interessa la lavorazione che ehm, è divisibile per 3 quindi un multiplo di 3 mi chiudo nella prima maglia che ho fatto con maglia bassissima e ho terminato il cerchio centrale. Ora faccio una maglia aggiuntiva e qui posso tagliare il filo. Prendo le forbici, taglio il filo, stringo e prendo il bianco. Qui lascio un po' di codina del bianco, così la lavoro poi durante il primo giro, quindi nei primi punti, entro nel punto dove ho chiuso, quindi precisamente qui, mi tiro il filo bianco, prendo il filo, lo porto dentro, mi lavoro. 2 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto e mi lavoro una maglia alta. Quindi ho fatto un punto V, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, filo sull'uncinetto. Portandomi le codine, conto 12, ed entro nel terzo punto facendo una maglia alta 2 catenelle, di nuovo nello stesso punto, maglia alta. Conto 1, 2, entro nel terzo punto, maglia alta. 2 catenelle e maglia alta e continuo così fino ad arrivare alla fine. Arrivati alla fine mi sono avanzati due punti, mi chiudo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima. Faccio una catenella aggiuntiva e taglio il filo. stringo e abbiamo terminato il secondo giro qui nel frattempo possiamo tagliare le codine che abbiamo fatto passare fra le maglie inizialmente ora prendiamo di nuovo il cotone verde sistemiamo la codina da una parte lasciamo un pezzetto di codina sempre per Fissare il, le codine ed entriamo qui abbiamo chiuso nello spazio proprio nella maglia della chiusura. Ci prendiamo il cotone, una catenella, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa. Tiriamo la codina. Così stringiamo il punto. Ora entriamo direttamente nel primo archetto che si è formato e ci lavoriamo una mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, ci lavoriamo una maglia alta. Entriamo nuovamente e lavoriamo una maglia alta allungata come dobbiamo fare facciamo passare il filo nella prima asolina così lo facciamo passare nelle altre due e poi nelle ultime due ora facciamo una maglia alta normale e una mezza maglia alta e abbiamo creato il nostro primo gruppetto di gruppetto che dobbiamo lavorare in tutti gli archetti che abbiamo quindi mezza maglia alta una maglia alta normale una maglia alta allungata una maglia alta e mezza maglia alta leviamo le cudine e ci chiudiamo qui al centro non di sotto ma qui prendendo il punto con maglia bassa di nuovo filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto e facciamo una mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia alta allungata. Quindi facciamo passare nella prima solina il filo, nelle due e nelle ultime due maglia alta. E mezza maglia alta sempre qui al centro. Entriamo maglia bassa e continuiamo così. Mezza maglia alta, maglia alta, maglia alta allungata. Quindi così nella solina, nella prima solina, poi due e poi due maglia alta e mezza maglia alta maglia bassa nel centro e continuiamo così fino a lavorarci tutti gli archetti i punti v che abbiamo fatto arrivati a un punto qualsiasi io mi sono fermata quasi al centro dobbiamo fare il nostro cappietto per appendere quindi facciamo la maglia bassa e lavoriamo 12 catenelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rientriamo nello stesso punto facendo una maglia bassissima e continuiamo la lavorazione dei nostri archetti, quindi mezza maglia alta maglia alta maglia alta allungata maglia alta mezza maglia alta e maglia bassa qui al centro degli archetti così e continuiamo fino alla fine arrivati alla fine entriamo nella maglia bassa iniziale e ci chiudiamo con maglia bassissima. Tiriamo la codina, facciamo passare la codina in tutto il lavoro, così stringiamo per bene e possiamo tagliare il filo. Che poi faremo passare in fra le maglie. Qui al solito tagliamo le codine che ci siamo lavorati e abbiamo quindi già sigillato. La nostra coccardina si presenta così. Guardate, semplicissima e veramente molto veloce da fare. Ora dobbiamo fare questo contorno col bianco. Quindi prima di iniziare nascondiamo questo filo e lo nascondiamo nella lo facciamo passare nella costina dietro dei punti eh, successivi quindi lo facciamo passare nelle costine così poi lo possiamo tagliare prendiamo il bianco e in una parte qualsiasi della coccarda iniziamo la lavorazione prima di iniziare facciamo un cappietto lasciando un pochino, aspetta, di codina, poi vi spiegherò perché. Facciamo un cappietto iniziale, lo stringiamo, prendiamo la lavorazione e iniziamo in un punto qualsiasi, prendendo il punto così. Prendiamo qui il cappietto e lo tiriamo nella parte dentro. Entriamo nel punto successivo, prendendo proprio il punto, prendiamo il filo, ce lo portiamo davanti e lo facciamo passare direttamente nel primo cappietto. La stessa cosa facciamo. Nei punti successivi prendiamo il filo, guardate, lo facciamo passare e lo facciamo passare nel cappiettino, quindi facciamo delle maglie bassissime prendendo tutti i punti che abbiamo a disposizione. Così qui andiamo anche nella parte centrale dove abbiamo fatto la maglia bassa e ci lavoriamo tutti i punti prendiamo il filo e lo facciamo passare direttamente prendiamo il filo e lo facciamo passare direttamente così fino ad arrivare alla parte del cappietto e vi farò vedere anche lì come fare arrivati qui al cappietto lavoriamo il punto precedente poi andiamo qui al centro e poi riandiamo nel primo punto da questa parte così e continuiamo punto su punto la nostra lavorazione arrivati alla fine lavoriamo l'ultimo punto e poi possiamo tagliare il filo lo sfiliamo Entriamo con l'uncinetto nel primissimo punto lavorato, così giriamo il lavoro, prendiamo le due codine di inizio e fine e facciamo un nodino. In questo caso un doppio nodo stringiamo bello stretto e tagliamo il filo e abbiamo terminato la nostra coccardina ora prendiamo il cotone giallo ci lavoriamo il pulcino quindi facciamo un anello magico entriamo con l'uncinetto ci tiriamo il filo e ci lavoriamo due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta filo sull'uncinetto ora lavoriamo 14 maglie alte che con le due catenelle iniziali in tutto devono essere 15. Lavorate le nostre 15 maglie alte. Tiriamo la codina e stringiamo il lavoro. E abbiamo creato così il corpicino del nostro pulcino entriamo nella seconda catenella iniziale e ci chiudiamo con maglia bassissima da qui ci rialziamo con una catenella filo sull'uncinetto entriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta direttamente lavoriamo dopo 5 maglie Alte sempre nello stesso punto due tre quattro cinque e un'altra mezza un'altra maglia alta scusate una maglia bassa e abbiamo creato la testa del nostro bulcino lavoriamo ora entriamo nel punto guardate successivo che è questo qua che è rimasto un po nascosto dalla lavorazione delle maglie alte questo e lavoriamo una maglia bassa, va bene, un attimino, ecco, una maglia bassa nel punto seguente, in tutto ne dobbiamo lavorare 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nel punto seguente lavoriamo una maglia bassa, una catenella, una maglia alta sempre nello stesso punto, una catenella e una maglia bassa sempre nello stesso punto. Quindi abbiamo lavorato maglia bassa, catenella, maglia alta, catenella maglia bassa nello stesso punto e abbiamo creato la coda. Maglia bassissima nel punto seguente, maglia bassissima e maglia bassissima. Quindi tre maglie bassissime e ci chiudiamo qui all'inizio nella prima maglia iniziale con maglia bassissima. Possiamo tagliare il filo. Sfiliamo. Andiamo nella parte dietro, guardate, e leghiamo il filo di inizio e quello della fine, così, e facciamo un altro nodino, e così. Qui abbiamo il corpicino del nostro bulcino. Tagliamo i fili. Possiamo utilizzare un pochino di colla per tessuti per attaccare bene queste, questa lavorazione così che non si sfili. Inseriamo un goccino di colla per tessuti qui e sigilliamo le codine, giriamo nuovamente il nostro pulcino. Prendiamo il colore arancione e facciamo: ci lavoriamo il becco. Dobbiamo lavorare, guardate qui dove abbiamo fatto le maglie, basse, questa maglia. È l'ultima maglia alta, lasciamo un po' di codina sempre per poi sigillare il lavoro con il nodo. Prendiamo il filo, lavoriamo 2 catenelle, entriamo nuovamente nello stesso punto e facciamo una maglia bassissima tagliamo il filo sfiliamo abbiamo creato guardate il piccolo becco dall'altra parte facciamo un nodino ai due fili e sempre con la colla per tessuti lo sigilliamo così non si sfila. Vi dico la colla per tessuti perché oppure potete utilizzare anche della colla bilinica perché non macchia il, il cotone. Facciamo così, prendiamo e sigilliamo qui. Con un goccino di colla ok passiamo direttamente con le mani e lo sigilliamo ho inserito anche l'occhio l'occhietto quindi la perlina e l'ho attaccata e ora lo devo posizionare alla mia coccardina io farò come ho fatto con le altre all'incirca mi baserò guardando il cappietto qui nella parte sotto e faccio vedere qui il bordino quindi la posizione all'incirca è questa cosa faccio dopo che ho deciso la posizione faccio così metto la colla per tessuti potete inserire anche la colla a caldo oppure potete cucire direttamente con l'ago e lo attacco e la nostra coccarda pasquale è pronta guardate che carina è fatta sicuramente di tutti i colori fa la sua figura, anche se la volete usare per segnaposto oppure dei piccoli regalini per amici e parenti. Ecco le nostre coccardine finite, io ho intenzione di farne altre di altri colori e le vorrei utilizzare come segnaposto per il giorno di Pasqua. Quindi è una un'idea carina oltre a fare dei graziosi regali e addobbare la nostra casa. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram, Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita. E vi do appuntamento al prossimo video.